Il film riguarda un principio, illustrato in riferimento a un'azienda che produce apparecchi luminosi. Il principio si chiama qualità. Si tratta dell'aspetto estetico dell'artigianato e della prassi seguita dai creativi nella progettazione e nella produzione di apparecchi. E come dice il nome stesso dell'azienda, si tratta di vetro. Il vetro è uno dei materiali più antichi di cui dispone l'umanità, che già migliaia di anni fa era in grado di ottenerlo da una miscela di sabbie. In linea di principio, nei secoli i metodi non sono cambiati, tuttavia sono stati raffinati. E la produzione di vetro di qualità è divenuta una scienza a sé. Una giusta miscela è fondamentale. Grazie a formulazioni sviluppate nei secoli, il vetro mostra oggi un colore bluastro, simile alla luce del giorno. La miscela arriva ai forni di fusione, dove è riscaldata a 1600 gradi centigradi e affinata. Ne nasce vetro fuso, fluido come il miele. La colata è introdotta nella vasca di lavoro a una temperatura di 1200 gradi e qui inizia il lavoro del vetraio. Un gruppo affiatato di vetrai che si occupano della formatura del vetro e di trasportare il vetro plasmato e di mastri vetrai si lancia con il tubo di soffiaggio e il vetro fuso in una affascinante e destrosa danza. Che richiede grande competenza, forza e passione. Una specialità di Glashütte Limburg è il vetro di illuminazione a tre strati opale. Vetro opale che permette il passaggio della luce, ma non è trasparente. La produzione di un vetro a tre strati richiede un'esperienza particolare, abilità artigianali e la massima concentrazione. Per la formatura del vetro si utilizzano anche centrifughe, ma soprattutto forme di ferro o legno prodotte qui da noi. Le forme in legno sono necessarie per piccole serie e per il campionamento. Il formatore lavora un ceppo di legno senza rami, secondo le esigenze dei costruttori. Le forme di ferro necessarie per le grandi serie vengono anch'esse lavorate tradizionalmente a mano e dopo il loro utilizzo per la produzione del vetro sono conservate in un magazzino sotto il nostro stabilimento. Esse possono pertanto essere riutilizzate anche dopo decenni per riparazioni di apparecchi o per produzioni successive. Una volta ottenuta la forma desiderata per il vetro, esso è sottoposto a un processo in più fasi di raffreddamento, classificazione, segatura e lavaggio. Ogni vetro, dopo la sua ulteriore lavorazione, è sottoposto ancora una volta a un rigoroso controllo visivo per poter riconoscere per tempo anche le più piccole imperfezioni. Su ogni apparecchio, in particolare a un secondo sguardo, si vede la maestria e l'accuratezza del lavoro di produzione del vetro. Si producono pertanto le forme più varie fornite ad aziende sorelle come Bega e Boom, oppure rielaborate qui, sul posto, in apparecchi per interni. Come avviene per il vetro, presso Glashütte Limburg tutte le parti in alluminio, acciaio inox o ottone sono prodotte prevalentemente in proprio, pertanto nell'officina di lavorazione dei metalli è possibile vedere, accanto a moderne macchine computerizzate, i nostri collaboratori esperti mentre cesellano, pressano, torniscono e fresano.
una conoscenza approfondita dei materiali, la maestria della lavorazione e anche qui, come nella produzione del vetro, molta forza sono necessarie per produrre i pezzi metallici adatti ai pregiati apparecchi di oggi. Ma la varietà dei nostri prodotti non riguarda solo le forme, bensì anche le superfici. Ne offriamo ben 18 diversi tipi, tra cui quelle opache, lucidate, laccate, impreziosite da rivestimenti galvanizzati come cromo o oro. Nella fase di montaggio i metalli incontrano il vetro, anche qui il lavoro di artigianato è protagonista. Da relativamente poco tempo, in postazioni di lavoro speciali, produciamo in proprio la più moderna tecnica a LED per garantire la massima qualità delle lampade. In questo modo colleghiamo tradizione e modernità in una collezione che comprende oltre 2000 modelli per tutti i settori dell'architettura ad interni. La durevolezza degli apparecchi Glashütte e Limburg si mostra nella loro costante affidabilità e in un design che rimarrà attuale ancora per molti decenni. La loro qualità soddisfa i massimi standard di progettazione e funzionamento. Glashütte Limburg.